Per essere venuti, questa è una delle prime iniziative che la campagna Stop Biocidio prova a portare sui territori. È una campagna che nasce dall'unione di alcuni lavori fatti da scienziati, medici, liberi e indipendenti, come lo studio fatto dal professor Giordano, Tony Giordano, che è stato presentato nel mese di luglio a Napoli. È uno studio che probabilmente molti di noi, soprattutto chi viene dai comitati attivi per la difesa del territorio, della salute e dell'ambiente, chi ha avuto modo di partecipare alle mobilitazioni contro il piano rifiuti, quindi contro la logica delle discariche e degli inceneritori, si auspicava da tempo come ennesima conferma di una denuncia che ha vissuto nel corpo vivo delle lotte e delle manifestazioni che si sono susseguite negli ultimi 10 anni, che hanno caratterizzato non soltanto Napoli e la sua provincia, ma l'intera regione Campania. Lo studio di Tony Giordano ci racconta il nesso tra lo sversamento di rifiuti legali ed illegali e l'aumento delle neoplasie, dei tumori, soprattutto tra la provincia a nord di Napoli e a sud di Caserta. C'erano state già diversi studi, diversi articoli scientifici che erano stati pubblicati negli ultimi anni, ma lo studio di Tony Giordano, che è direttore dello Sbarro Institute di Filadelfia, è napoletano ma esercita negli Stati Uniti, ha fornito un'arma importante nelle mani di quei comitati che da anni denunciano come uno dei principali strumenti di distruzione dei territori e dei cittadini che su quei territori ci vivono sia lo sversamento di rifiuti di ogni tipo. Dopo lo studio di Giordano, dopo che diversi da più parti e con sensibilità molto differenti si sono interrogati rispetto a questi dati, l'abbiamo fatto noi della Rete Commons insieme a tanti altri comitati e realtà territoriali, penso ad esempio al comitato non discarica Area Nord, che è attivo nelle zone di Afragola e di Casoria, ma penso anche a tanti altri di profili culturali molto differenti dai nostri, al mondo cattolico che ad esempio si è mosso intorno alla zona di Caivano. Sono nate delle vere e proprie mobilitazioni, da questo la volontà di far nascere la campagna Stop Biocidio, che appunto raccoglie l'esperienza di alcuni medici indipendenti e di medicina democratica che a Napoli sostiene attivamente ed è parte integrante della campagna, di alcuni giornalisti indipendenti che hanno prestato anche il loro lavoro a megafono delle iniziative fatte dalla campagna e da comitati territoriali e reti che si battono in difesa della salute dell'ambiente e che sono stati già protagonisti di battaglie per la difesa del territorio. Stop Biocidio parte appunto da una definizione, che è quella di biocidio, che è il termine che utilizza Tony Giordano per identificare l'indebolimento del DNA dei cittadini campani e dell'apparato e delle difese immunitarie dei nostri corpi, parla appunto della nostra salute e definisce il DNA dei cittadini campani un DNA colabrodo, ovvero l'esposizione agli agenti inquinanti vengono appunto dallo smaltimento dei rifiuti e dalla combustione dei rifiuti, quindi anche dal fenomeno dei roghi che contraddistingue appunto la provincia, la città di Napoli, la sua provincia, soprattutto quella a nord, e la provincia a sud di Caserta, è stato minato negli anni il nostro DNA è stato minato negli anni dall'esposizione a questi elementi inquinanti, tanto da rendere oggi il DNA dei cittadini campani più debole rispetto a altre zone del paese. Questo ha provocato l'aumento di oltre il 20% della mortalità per tumore sul territorio appunto tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta, che è nettamente al di sopra della media nazionale, in un territorio dove, fatto salvo il caso di Bagnoli, su cui poi verremo, non esistono industrie altamente inquinanti, o se c'erano sono andate ormai in dismissione, non esiste la presenza di elementi inquinanti se non quella appunto derivata dall'interramento dei rifiuti e dallo smaltimento cosiddetto anche legale in quelle famose discariche che gente tipo l'ex commissario straordinario Guido Bertolaso indicava, come nel caso di Giaiano, come modelli da esportare di discariche che salvaguardavano l'ambiente.
La storia recente del disastro rifiuti è già patrimonio di tutti, così come è patrimonio di tutti in, non soltanto qui su questo territorio o su tanti altri territori, ma è patrimonio di tutti nella nostra città e nella Repubblica, chi sono i responsabili. Una classe politica intera, senza distinzioni tra destra e sinistra, centrodestra e centrosinistra, che ha sviluppato un rapporto di connivenza con i poteri criminali, con i poteri ecclesiastici, a cominciare dalla Chiesa, che ha avuto un ruolo importantissimo nel sistema di smaltimento di rifiuti nella nostra regione, regalando cave, benedicendo l'unto del Signore, quel Silvio Berlusconi che dal 2008 in poi, esattamente come Antonio Bassolino, ci ha raccontato come il sistema di scariche e inceneritori doveva far uscire in maniera strutturale la nostra regione dall'emergenza. Così come quei poteri criminali che in combutto con le aziende del nord hanno utilizzato la provincia tra i comuni a nord di Napoli e i quartieri a nord di Napoli e quelli a sud di Caserta come una grande discarica nelle loro disponibilità. Le inchieste della magistratura, come quella, la famosa inchiesta Cassiopea nello smaltimento dei rifiuti tra nord e sud, che ci raccontava come esisteva un sistema strutturale che prevedeva che gli scarti di lavorazione delle fabbriche del nord Italia finivano nelle campagne fra il napoletano e il casertano, con la camorra a fare il lavoro sporco e gli imprenditori, gli industriali ad arricchirsi sui mancati costi che dovevano pagare per lo smaltimento, è una di quelle inchieste che è stata archiviata, tutto prescritto, senza colpevoli. A noi è sempre interessato poco delle verità giudiziarie, anche perché abbiamo sempre ritenuto e denunciato, e i fatti ci danno ragione, che la magistratura abbia avuto un ruolo importantissimo di connivenza con quei poteri criminali, politici e imprenditoriali che hanno costruito lo scempio del nostro territorio. Soppo Biocidio chiede tre cose. Chiede innanzitutto uno studio epidemiologico e tossicologico su tutti i cittadini della Campania, esteso a tutto il territorio campano, per individuare quelle zone in cui la presenza di rifiuti e di agenti inquinanti e l'aumento di mortalità per tumori è sufficientemente evidente da richiedere misure straordinarie, che per noi, diciamo, siamo costretti a chiamare straordinarie visti i tempi che corrono, ma in realtà dovrebbero essere normale prassi delle amministrazioni. Il potenziamento del servizio sanitario regionale, in particolar modo sul tema della prevenzione e della cura dei tumori. Noi siamo di fronte a un sistema regionale che, sotto i colpi del centrodestra e del governatore Caldoro, vede la chiusura di ospedali, la riduzione dei posti letto, la chiusura dei presidi ospedalieri territoriali, la trasformazione dei pronto soccorso in SAUT, che sono semplici luoghi, diciamo, di primissimo intervento. Un sistema sanitario che si smantella in virtù del rigore, dell'austerità e dei tagli lineari decisi dalla Giunta Caldoro, a fronte di un'emergenza sanitaria senza precedenti. Territori altamente inquinati, quartieri dove quella famosa media che viene di mortalità per tumore che viene superata del 20% per quello che riguarda le province di Napoli e Caserta è ulteriormente sfiorata. Si parla di quartieri come questo, come quello di Giaiano, dove la gente muore il 24% in più rispetto all'intera media cittadina, che di per sé è del 20% in più alla media nazionale. Stiamo parlando appunto di un biocidio. Potenziamento del sistema sanitario regionale in tema di prevenzione e cura di tumori, anche perché i cittadini che si ammalano, in particolar modo in quei territori particolarmente degradati, che hanno a che fare molto più di altri con gli squilibri sociali e con un meccanismo di impoverimento complessivo, sono costretti ai viaggi della speranza. Chi non può permettersi le cure nei centri specializzati, nelle cliniche private, è costretto a fare i viaggi della speranza in Emilia Romagna, in Toscana, all'estero, perché nella nostra regione un sistema la regione Campania non li paga, quindi ora non ci vogliono nemmeno più. Esatto, perché ci devono andare a spese loro. A fronte dei viaggi della speranza, noi abbiamo un sistema sanitario che per mano della Giunta Caldoro viene completamente smantellato. La terza cosa è un piano straordinario di bonifica del territorio. In Campania ci sono circa 3.000 siti
che sono stati censiti come siti inquinati dallo smaltimento dei rifiuti.